Salve a tutti, come vi è stato annunciato, sono il dottor Magno, laureato in Scienze Tecniche Psicologiche presso l'Università di Catania, attualmente laureando in Psicologia Criminologica e Forense presso l'Università di Torino e articolista e collaboratore per Horizon SciTech and Games. Come vi è stato detto, l'argomento di stasera è quello di violenza e videogames. Tutti quanti penso avrete sentito parlare di questo stereotipo in qualsiasi posto, dal lavoro, anche semplicemente come discorso da caffè, potremmo dire. Tuttavia, cosa ne pensa la psicologia al riguardo? Sono state fatte svariate ricerche dagli anni 90 ad oggi riguardo questo argomento. Alcune, come potete vedere nelle slide, sono a favore, come le ricerche sull'Happy Face Advantage, che dichiara di essere contraria ai videogiochi perché promuovono. Anzi, scoraggiano il riconoscimento naturale delle facce felici, o le ricerche di Anderson e Dill, secondo cui i soggetti che giocano a dei videogiochi violenti dimostrano un'aggressività superiore. Altre ricerche, invece, sono state fatte per cercare di scoraggiare questo stereotipo, tra cui quelle di Ferguson, importante ricercatore che da sempre si è impegnato nella lotta contro questo stereotipo. In particolare, egli aveva fatto una meta-analisi della letteratura a riguardo, prendendo buona parte di questa dagli anni 90 fino al 2005. E io avevo infatti visto che spesso questo tipo di ricerche soffrivano di alcuni bias, sia cognitivi che di ricerca. Per quanto riguarda la ricerca, perché molte volte ad un secondo vaglio statistico vedeva come queste ricerche, in queste ricerche la correlazione tra violenza e videogames fosse in realtà rasente lo zero, quindi non significativa. In altri casi aveva visto come spesso invece queste ricerche sembrassero fatte dai ricercatori più come un modo per demonizzare i videogames che per cercare di esplorare questo fenomeno. Vedevamo infatti, ad esempio, nell'Happy Face Advantage che sono state fatte ben poche ricerche di background sui soggetti e che quindi non era facile stabilire se effettivamente quella correlazione fosse vera o meno. Tuttavia, fino adesso ci siamo soffermati proprio sulla violenza. Ma è bene specificare cos'è. La violenza è infatti una delle manifestazioni dell'aggressività, la più estrema potremmo dire. Solitamente, se parliamo di violenza, la prima immagine che ci viene in mente sarà quella del classico bulletto da strada, potremmo dire, che va a picchiare persone oppure che distrugge beni pubblici o privati. Tuttavia, esistono anche tipi meno manifesti di violenza, meno espliciti, come la violenza psicologica o emotiva, con la svalutazione. È interessante peraltro notare come nel corso degli anni e con l'evoluzione tecnologica si sia arrivati a questo stereotipo della violenza attaccata ai videogiochi. Abbiamo fatto un'analisi, diciamo, sociale del fenomeno. Quindi, quando i videogiochi sono effettivamente diventati, tra virgolette, ciò che portava alla violenza? Quando i videogiochi quindi hanno cominciato a diffondersi innanzitutto? Durante tra gli anni 70 e gli anni 90, anni in cui hanno cominciato a diffondersi nel mondo tramite i cabinati. E negli stessi anni, tuttavia, abbiamo visto come la globalizzazione cominciasse a diffondersi. E tra questi fenomeni vediamo appunto quelli criminosi. Tra questi appunto le attività criminali. Questo perché è importante? Perché ovviamente il primo pensiero di un'attività criminale è quello di cercare di lavare il denaro che aveva percepito in maniera illecita. Qual è il metodo più facile? Quello di cercare dei posti in cui questo lavaggio di denaro potesse essere fatto senza che ne venisse presa traccia. Questo avveniva soprattutto nelle sale giochi. Sale giochi dove appunto negli stessi anni cominciavano ad esserci, oltre alle famosissime slot machine, anche i primi cabinati, quindi i primi videogiochi. Possiamo vedere quindi infatti come questo stereotipo verso innanzitutto le persone che quindi lo frequentavano si sia spostato in primo luogo appunto nelle sale giochi, verso le sale giochi, e come successivamente lo stereotipo si sia attaccato ai videogame, che venivano anche confusi con le slot machine come qualcosa di pericoloso da cui rifuggire. Tuttavia, questo non è l'unico punto in cui l'aggressività può svilupparsi. Infatti, oltre alla subcultura criminosa, l'aggressività può avere anche valore positivo in altri tipi di culture, come ad esempio quella sportiva. Vediamo infatti come l'atleta, sia reale che virtuale, quando si appresta ad affrontare una sfida, quando si appresta a cercare di sconfiggere un avversario,
La sua psiche induca nel suo corpo un'attivazione fisiologica, il cosiddetto arousal nel gergo. Quindi vediamo come questa attivazione gli permetta di avere più forze per superare gli ostacoli o il nemico. Questo è importante soprattutto nel caso di perdita, nel caso in cui non riesca a superare gli ostacoli. Perché? Perché l'attivazione fisiologica, anziché arrestarsi, continua ad aumentare. Questo potrebbe portare a degli acting out, cioè a dei passaggi all'azione dell'aggressività, che da positiva quindi si trasforma con degli scoppi in, ad esempio, dei pugni verso le pareti o verso degli oggetti. È importante soprattutto il fatto che abbiamo citato che gli atleti possono essere sia reali che virtuali. È stato infatti dimostrato come questa attivazione sia presente non soltanto sugli classici atleti, ad esempio su chi gioca a calcio, ma anche su chi gioca a calcio, ad esempio, in maniera virtuale. Quindi si impegnano allo stesso modo, anche se magari non in senso fisico ma in senso psichico. L'attivazione è comunque presente a livello fisiologico. Finora comunque abbiamo fatto riferimento soltanto ai giochi competitivi, all'ambito competitivo, ma esistono molte altre tipologie di videogiocatori, come ad esempio i casual gamers, di cui possiamo dire di essere tutti quanti facenti parte di questa categoria. Questo perché molte volte, magari anche sul telefonino, abbiamo dei giochini che ci permettono di scaricare magari un po' lo stress, come ad esempio il l'uriconosciuto Candy Crush. E riguardo appunto, riguardo allo stress e l'aggressività, è interessante citare una ricerca di Rupp, sempre del 2017. Aveva infatti visto come, dato un gruppo di controllo rispetto al gruppo su cui sperimentava delle variabili, il gruppo su cui sperimentava successivamente ha delle condizioni di lavoro più aspre o comunque più stressanti e delle task, degli impegni che fossero più serrati, manifestavano comunque un livello di stress, un livello di irritabilità minore rispetto al gruppo di controllo e un livello di produzione maggiore quando nella pausa, nei 15 minuti di pausa, gli veniva permesso di giocare a dei videogiochi. Sarebbe comunque abbastanza ingenuo da parte di chiunque dire che i videogiochi alleviano lo stress in qualunque persona. Questo perché? Perché vi sono varie differenze, varie variabili da prendere in considerazione, tra cui il temperamento individuale, la tipologia di videogames utilizzata e la fascia d'età. Per quanto riguarda il temperamento individuale, vediamo come spesso i videogiochi, quando non si riesce a raggiungere un obiettivo, generino frustrazioni. A riguardo però ci viene in aiuto Albert Ellis, padre della terapia cognitivo-comportamentale. Le sue teorie si basavano su questo, sul fatto che, dato un obiettivo, se non riusciamo a raggiungerlo, diventiamo frustrati. Questo, tuttavia, è evitabile tramite una serie di considerazioni. Esistono infatti dei pensieri razionali che si mettono in moto quando un ostacolo ci impedisce di raggiungere un obiettivo. Questi pensieri razionali ci permettono di sfruttare il pensiero creativo, il pensiero laterale, il problem solving per aggirarli e arrivare comunque al nostro obiettivo. Quindi ci chiediamo come mai a questo punto esistono dei videogiochi cosiddetti difficili, se possono provocare questo livello di stress e di frustrazione. A questa domanda possiamo dare la risposta che con l'aumento dei videogiochi immessi nel mercato, gran parte della popolazione videoludica si è cominciata a chiedere come mai alcuni videogiochi sembrassero più facili di altri e abbiano cominciato a richiedere quindi dei videogiochi che dessero un livello di sfida maggiore. A questo riguardo gli sviluppatori hanno risposto con videogiochi come Dark Souls, che vedete qui nella slide. È un videogioco di ispirazione fantasy medievale in cui il protagonista, per cercare di capire la propria provenienza, la propria storia, dovrà attraversare questo castello cercando di sconfiggere gli scheletri o comunque delle creature leggendarie. Tuttavia, la difficoltà dove sta? Nel fatto che già nei primi livelli, che solitamente dovrebbero essere quelli più facili, si avverte già una curva altissima nella difficoltà, dove anche degli scheletri, che sono i classici mostri da uccidere normalmente nei primi livelli, possono ucciderci facilmente. Quindi la domanda che ci sorge spontanea è: perché giocare a questi videogiochi se ci fanno soltanto stressare? La risposta è che non sono comunque da demonizzare, infatti questi videogiochi potrebbero essere utilizzati come una sorta di palestra per l'allenamento contro le frustrazioni. Tuttavia un'altra domanda che sorge spontanea è: quando questo tipo di videogiochi va bene a
determinate fasce di bambini. In questo senso ci viene in aiuto il cosiddetto PEGI, il Pan-European Game Information, infatti un sistema di rating utilizzato in Europa per cercare di consigliare una fascia d'età per cui un videogame è fruibile dai ragazzi. Abbiamo usato la parola consigliare in quanto non è strettamente legato a livello legislativo all'acquisto. Quindi potete acquistarlo tranquillamente anche per un bambino che abbia, ad esempio qui abbiamo preso come esempio il retro della copertina di Dark Souls che mostra un consiglio di 16 in più. In questo caso possiamo comunque farci giocare anche un bambino che abbia 14 anni. Tuttavia per dei bambini che hanno un'età minore possiamo cominciare a vedere come magari sia le tematiche sia i comandi potrebbero essere un po' più difficili e come quindi assuma una certa importanza un caregiver, comunque un tutore che aiuti il bambino a sviluppare decentemente alcune delle tematiche comprese nel videogame. In questo caso, ad esempio, vediamo dalle icone sul retro del gioco che c'è una particolare presenza di violenza. Tra l'altro, a riguardo, mi piace fare un piccolo spoiler riguardo un servizio che presto offriremo a chi ci segue sul sito www.raisonscitech.com. Cioè il fatto che presto metteremo a disposizione della nostra utenza una piccola enciclopedia che permetterà di vedere il consiglio di esperti riguardo ai videogiochi e al PEGI.